La mia visione è quella legata al rafforzamento dello Stato e alla lotta a politiche globaliste e neoliberali. Questa è la mia visione. E vedremo chi vincerà. Scusa, cosa? Potrebbe dire uno, cosa? Cosa dici di Battista? Cosa dici? Sì, però posso dirti una cosa, viva Di Battista. Almeno c'è un po' di vita. Un po' di vita. Si rompesse questo movimento 5 Stelle tra quelli che vogliono le poltrone e quelli che volevano combattere il mondo. Quelli che volevano combattere il mondo facessero un partito loro contro tutto, contro l'Europa, contro qualsiasi cosa. Almeno la cosa è più chiara. Paragone. Dai, amico Paragone. Certo, amico Paragone. Paragone, tutta la vita. Scassare tutto. Posso dirti, sarò con loro. Ma non se c'è fossero, dubbio. Ma se, non ho se dubbi facessero che un partito, sarò con loro. Sarò al loro fianco, sarò al loro fianco. Ecco i grandi rivoluzionari. Sarò al loro fianco. Ecco i nomi dei grandi rivoluzionari. C'è Paragone, vuole fare il partito antisistema, lui che è stato nominato dalla Lega alla Rai. No. Ma amico mio. Ma lascia perdere, che c'entra? Quella è roba vecchia, è roba vecchia, è roba vecchia. Amico mio. No, questa è roba l'antisistema vecchia. Lui vuol fare l'antisistema. Roba vecchia, amico mio. L'antisistema nominato dalla Rai. Ma che c'entra? Dalla Lega alla Rai. Ma 10 anni fa è successo, 15 anni fa. Ma che vuol dire? Che uno sta a guardare fai? Il passato. Nessuno, nessuno si salva. Se uno si guarda il passato. Non sono mai stato nominato da nessun partito. E nessuna. No, quello no. Quello no. Mai. Quello no. Mai. Quello assolutamente. No, seriamente, mai no, da nessun seriamente, partito. Ma che vuol dire? Non ma è che un'onta. Non è che una. Non è no, che. Cioè, anche, ma non puoi anche fare un direttore, no? Ma oggi che dici? Oggi dice voglio fare il partito antisistema. Io sarò al loro fianco nell'opera di rottura. Non al loro fianco come partito. Nell'opera di grande rottura. Ma tu già per rompere l'ipocrisia. Ma tu lo stai già distruggendo. Comunque, questo ragazzi, paese da 10 anni. Seriamente ma chi parlando, ti finanzia? Chavez a te? Chi no, ti finanzia guarda, a te? Forse ha finanziato altri come chi sai, ti 3 milioni e mezzo a te? Passati la Confindustria forse, lo deve forse sapere dal Venezuela, forse dico perché poi è tutto da vedere, dal Venezuela all'Italia. Che batti? Cosa batti? Batto cosa perché, batti? Perché la Confindustria deve sapere chi si è messo in casa. Allora posso dirvi una cosa, alla fine dopo tutti questi discorsi seri arrivano queste notizie che ti lasciano non dico di stucco, anzi ti danno grande gioia. Testicolo incastrato in un seggiolino, anziano soccorso a San Polo Torrite. Oh mio Dio. L'incidente domestico è avvenuto nelle case popolari di via Primo Maggio. Vabbè, d'accordo. Ora io dico una cosa: vabbè, tutti gli incidenti domestici sono, come dire, no, li possiamo immaginare, ma questo qua non riesco a capirlo tecnicamente. Senti, è rimasto incastrato con un testicolo in un seggiolino mentre si stava lavando all'interno della sua vasca da bagno. E questa è la disavventura di un tizio, di un anziano di questo luogo, San Polo Torrile, che nella giornata di ieri, domenica 14 giugno, è stato soccorso dagli operatori della pubblica assistenza che si sono recati sul posto insieme ai vigili del fuoco. I vigili del fuoco, il testicolo incastrato, sì, ma dove? L'uomo, che vive all'interno di una delle case popolari, eccetera, si trovava in bagno e si stava lavando quando all'improvviso è rimasto incastrato con un testicolo in un seggiolino che stava utilizzando all'interno della vasca da bagno. Ragazzi, ma che cazzo è? All'interno della vasca da bagno un seggiolino? Ma per gli anziani mi dicono, che serve dentro un seggiolino, dentro la vasca da bagno? Che cazzo serve? La corto? Cioè, Giuseppe, un seggiolino? Dimmi, che cosa no? Spiegatemi. Allora, quando non riesci più a stare in piedi perché hai la prostata e le gambe che non ti tengono allora più, che ti porti il seggiolino sotto la dentro. Doccia, ti metti il seggiolino, ti siedi. Sì, ma come fai ad incastrarti? Ho capito, ci saranno stati gli spazi tra una doga e l'altra del seggiolino e si è incastrato il coglione. L'anziano, dopo qua, aver cercato di liberarsi da solo, ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno tagliato il sedile e lo hanno liberato. L'uomo ma ragazzi, ma come cazzo si fa a incastrarsi i testicoli? Per carità, la vecchiaia è una cosa brutta, capiterà a tutti probabilmente, ma uno porta un seggiolino dentro la vasca da bagno e ti si incastrano i testicoli? Ma che roba è? Dai, su! Bruno da Roma, mi segnalano che tra le persone che dicono che è stato giusto, no? È stato giusto dare una spolverata rossa di vernice alla statua di Montanelli a Milano, ci sia anche la signora Michela Murgia, mi segnalano, pure. Non so se sia vero, sì, la signora Michela Murgia sostiene che sia stato giusto farlo. Mi dicono, poi magari mi sbaglio, andiamo a controllare bene. Bruno da Roma, dimmi Bruno. Sì, pronto, buonasera. Eccolo qua, dimmi. No, dico, no, è sbagliato quello fatto della vernice, però che cazzo sta qua qua a stato lì in mezzo? Chi è questo personaggio? Ma non è stata buttata giù? Sì. Ma sì, io vado con mio nipote che dice chi è quell'uomo, che ha fatto quell'uomo, che gli devo raccontare, dimmi, va. Ma che è un grande giornalista italiano, è stato un grande giornalista. Basta, solo quello devo ricontare, mi devo ricontare la vita sua. E va a trovare su internet, che cazzo me ne frega? No, vai a leggere. La vita sua, perché 3 mesi fa te l'ho detto. E mi hai attaccato il telefono subito. Ancora con sto Montanelli. Ma non gliene frega un cazzo a nessuno di Montanelli. Non gliene ma frega. Guarda, difatti ho visto che gli frega un cazzo, sui di là e non vorno la statua. E tu che è giusto buttarla giù?
Ma giustissimo, ma scusa, c'è ma vai tu allora, Coniglio, vacci tu da Roma in trasferta fino a Milano a buttare giù. Coniglio, comune, Coniglio, 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 vai tu, ma prendi il treno, prendi il treno e abbatti la statua. Prendi il treno e abbatti la statua. Devi avere il coraggio. Te l'ho detto 3 mesi fa io di questo. 3 mesi fa non mi ricordo niente di te. Parlavate di razzismo e te l'ho detto 3 mesi fa chi era quel personaggio? E chi era? È quello che quello stai a nominare te. I nomi non li faccio. E perché non fai nomi? Montanelli, non è che non fai i nomi. Che uno vuol dire? che viene intervistato da un tuo collega, il grande Biaggi, e gli dice: come combatte questo? Come sta la sua signora? Beh, la buona bestiola, che è una scimmia, ma te rendi conto? Ma di che parlate? Ma fate schifo. Ma chi fa? Tu fai schifo. C'è un'omertà tra giornalisti schifo. Ma tu fai schifo. Ma tu fai schifo. Ma già Montanelli era corrosivo, era controcorrente. Montanelli era così. Tu fai schifo. Avete stufato la gente, ormai si è svegliata. Ma chi è svegliata cosa? Devi avere il coraggio di andare lì e buttare giù la statua. Guarda, ma ti voglio dire, guarda le stronzate che hai detto. Ma fai schifo tu fai schifo. Sei da 4 trasmissioni a criticare una vecchio, donna incinta. Ma questo è un vecchio rincoglionito. Senti, stronzo, mi sta a sentire. Ma questo è un vecchio rincoglionito. Sei da criticare una rom che è rimasta incinta a 13 anni. Pazzesco. Che per loro è una cosa normale. Ridai questa cosa, ridai. Ti piace, ti piace questa cosa qua nel 2000, nel 2020, nel 2020 ti piace? Ieri ha detto che è normale in tempo di guerra. Tu lo sai che secondo me, se tu sai che secondo me, ma sai che secondo me Bruno da Roma è quello che è rimasto incastrato il testicolo nel seggiolino. Bruno da Roma. Ma io sono rimasto, io te lo metto un culo, stronzo. Stronzo, a te ti piace pure. Secondo me è a lui che è rimasto incastrato il testicolo nel seggiolino. Ma a te ti dispiace che è rimasto incastrato, perché a te ti piace pure diarlo un culo. Ma guarda, hai capito? Sei pure contro i gay, sei anche contro i gay trans. Ma tu vai i trans, tu. Anche fosse e perché trans. Sei contro i trans? Io a me mi piace la figa. Perché sei contro perché i trans? Quando no, siamo solo al primo giorno della settimana. Perché io non volevo prendere il culo, tu ti piacciono i trans. Ma io li rispetto. E oggi i trans, è solo lunedì, ma hai detto che non ti piacciono. Hai detto che non ti piacciono. Hai detto che non ti piacciono, un secondo fa hai detto. So contro i trans, hai detto. Ma faccia a me, mi piace che fa, faccia sesso, faccia a me, faccia te. Ma perché non ti piace piarlo un culo? Ma non mi piace. E oggi è solo lunedì. Che sei il porco. E oggi è solo lunedì. Io vi dico solo questo. Oggi è lunedì. Senti, adesso fammi una cortesia, tu almeno stai zitto. Lo so. Cosa? Tu almeno te l'ho detto con te l'argomento da lì qual è. E qual è l'argomento? Qual è? Cioè, il cazzo ho fatto a fungo. E oggi è solo lunedì. 18 centimetri e 15 di cappella, quello che è l'argomento di Parenzo. E oggi è solo lunedì 19 e 28. Immaginate cosa sarà la settimana. Ti piace solo parlare a te. L'argomento che dovrebbe interessare a te è questo. Secondo me a Bruno è quello che gli è rimasto incastrato il testicolo nel seggiolino. Io ci posso mettere la mano sul fuoco. La testa gli è rimasta incastrata. Io sono uno di quelli che ti smerda perché dici le stronzate. Tu devi andare, devi avere il coraggio. Perché è in tempo di guerra. Vabbè, certo. E che se fanno se lo riconfermo. Cose andato lo riconfermo. Per 4 mesi una roba che è rimasta. Ma che c'entra? Quella è 2020, ma quella è 2019. 2019-2020 è successo, cretino, imbecille. E che cambia, scusa? 2019-2020, ma la sai fare? È quello 32 che cambia. Ah, non cambia niente gli anni 30 e il 2020. Non cambia niente. Le leggi, tutto, la civiltà. Ma come un ragazzo. Che c'ha bisogno di essere la ragazzina, ma quello che dico io più che altro è razzismo. Razzismo quello lo posso pure, ma è razzismo la buona bestiolina. Hai allora capito? Una signora che si viene lì da 20 anni, l'ha presa dalle cazzine e si è portata all'Italia. E allora che vuoi fare? Allora? Il razzismo, che vogliamo fare? Ma che vogliamo distruggere? La statua di Montanelli, buttarla giù? Che vogliamo fare? Ma perché la levo? Non è una vergogna. E vai tu, prendi il treno da Roma, prendi il treno, tira fuori le palle. Tira fuori le palle se non le tenuti incastrate. O sono incastrate nel seggiolino. Tira fuori le palle oppure sono nel seggiolino dentro la vasca. Figura del mezzo che stai a qua, stai sulla radio, c'è cioè il microfono in bocca. Oh. Dentro la vasca sono. Le hai lasciate. Le hai lasciate dentro la vasca incastrate. Io prendi il treno. Prendi il treno e abbatti la statua. La statua di Montanelli. Beh, devi avere le palle. È una vergogna che sta lì. E allora buttala giù.
Ma buttala perché giù. Devo andare a buttare giù? Che cazzo ah, non dici? C'hai le palle, allora. Non c'hai le palle. Non hai le palle. Ma quanta la pippata stasera? No, fammi capire. No. Ma che io ce le palle, ma io ce le palle per rompere il culo a te. Sono rimaste incastrate nel seggiolino. Ma perché deve esserci? Le palle per rompere il culo a te. Tutte queste parolacce? Ma perché? Sono rimaste incastrate nel seggiolino. Non venire a Roma, perché se te li intraccio te devo rompere il culo davvero io. Fermo là. Davvero. Fermo là. Ma va a fanculo. Ma perché?